Infissi in PVC prezzi. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi ti voglio parlare di infissi in PVC prezzi. E chiaramente è impossibile fare un preventivo, cioè in un video, però ti voglio dire più o meno dove si va a posizionare questo tipo di materiale. A parità, cioè di bontà di serramento, perché un PVC ottimo potrebbe costare uguale a un alluminio scarso, quindi capisci che lì il confronto dei prezzi è difficile da fare. Però diciamo, con prodotti allineati a livello di qualità e di servizio, un PVC mediamente costa un 20-30% di un serramento in alluminio o anche di un serramento in legno. E un serramento in PVC fatto come si deve potrebbe avere un costo al metro quadrato di circa 350 euro. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni metro quadrato di infisso, quindi un infisso ad esempio un metro per 2 metri, sarà 2 metri quadrati, potrebbe costare sui 700 euro, più la posa in opera, la zanzariera, il controtelaio, la tapparella, tutte le cose che eventualmente servono. E vuole anche dire che è un infisso che facilmente rispetta i limiti di prezzo massimo che sono stati imposti nel decreto requisiti il 6 ottobre del 2020. Quando infatti è stato creato il super bonus 110%, è stato inserito anche in questo decreto legge, è stato inserito anche un limite di prezzo per il 50%. Nel PVC è facile stare dentro, almeno che non stai scegliendo un infisso in PVC di design molto elevato, con triplo vetro, con vetro blindato, con veneziana integrata, con tutte caratteristiche super che fanno lievitare tantissimo il costo. Sempre l'esempio della macchina, no? Uno dei più eclatanti è l'Audi o la Porsche, hanno dei prezzi di partenza che sono molto molto allettanti. Quando guardi la produzione dici, osta, però ci faccio un pensiero, poi vai a acquistarla veramente e ci vanno sopra 10, 20, 30, 40 mila euro solo di optional. E questo può succedere anche con l'infisso in PVC, quindi la partenza di un buon infisso in PVC è sui 350 euro al metro quadrato. Usa questo parametro anche per farti un'idea sul prezzo che ti servirà per cambiare l'infisso a casa tua. Se vuoi un consiglio disinteressato da una persona che non può seguirti nella vendita, quindi ad esempio se abiti a Roma devi cambiare l'infisso nella tua casa, sei troppo lontano evidentemente dalla Bisacchi, quindi da me, puoi utilizzare il servizio di consulenza con sistema Bisacchi. Attraverso questo servizio ti guiderò nelle scelte, ti aiuterò a scegliere il tipo di infisso, il tipo di vetro e tutto quello che gira attorno al serramento, e lo farò in maniera disinteressata. Se vuoi sapere di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza. Ciao e al prossimo video.